Mia figlia oggi mi ha chiamato, sinceramente come da mamma, ho detto vieni qua in Italia, vieni, ti prego. Lei ha detto non posso abbandonare mia, dice mamma, mia seconda mamma ucraina, come posso abbandonare? Se abbandoniamo tutti, come si fa? Soldati non hanno niente, non hanno da mangiare, non hanno neanche calzini, non hanno niente. Dice che lei ha tolto i suoi calzini e dato un soldato, sinceramente non hanno niente. È la testimonianza di Ruslana, una donna ucraina che vive ad Andria, nella sesta provincia pugliese. È arrivata in Italia nel 2014 perché, ci racconta, il suo paese non offre tanto lavoro. In Ucraina, invece, vivono i suoi due figli. Un ragazzo di 24 anni che aspetta di essere chiamato alle armi e poi una ragazza che ha scelto di fare volontariato e aiutare chi in questo momento è in difficoltà. Sta da sola lei a casa, 19 anni, dice non me lo sento stare a casa da sola e hanno bisogno altre persone. Ha preso documenti, solo un ricambio e è andata di aiutare. Lei come vive tutto questo? Io da quel giorno non viviamo più, no, è una tragedia diventata per noi, non viviamo più. Preghiamo, l'unica cosa, viviamo nelle preghiere e sono sincera, sono fiera di mia figlia, sono fiera di lei perché veramente ho capito che là hanno bisogno.